Il giorno dopo l'ennesimo grande incendio che ha interessato l'Abruzzo, in particolare la provincia di Chieti, siamo incontrati a Sant'Amato, dove i segni delle fiamme di ieri sono evidentissime. Guardate alle mie spalle, ma guardate il tetto di questa casa completamente distrutto. Tanta paura tra le persone che ieri hanno visto qui svilupparsi queste fiamme in pochissimo tempo. Signora, lei ieri era a casa a quell'ora, che cosa ha visto? Alle 2:30 c'era un coprifuoco qua, tutto fuoco, partito da là fino a là. Qua è salito tutto di colpo, perché tirava vento. Allora la polizia qua ha detto uscite, noi siamo usciti, siamo andati a Badia di Fresa. Quindi insomma, siamo rientrati proprio, una cosa, tutto fuoco c'era nella casa. Ma spostiamoci dall'altra parte, c'è un'azienda agricola, i suoi animali si sono salvati? Sì, si sono salvati tutti, per il semplice motivo che dove si sono gli animali hanno il terreno e l'hanno tenuto pulito, senza erbe, senza niente, quindi non ha preso fuoco. Così speriamo che adesso il paese capisce, perché parecchie volte c'ho i reclami, vengono i carabinieri, i vigili per gli animali. Capiscono che dove sono gli animali tengono puliti e almeno non si può. I cavalli e? Cavalli, capre, asini e pecore. E ovviamente è ancora con la tensione, con la paura, le fiamme. Ma lei ha visto queste fiamme vicino casa? Sì. Se non ero io, si bruciava tutta la sua. Le fiamme erano vicino. Quindi erano... Come se ne è accorto? Perché era il fuoco dappertutto e sono andato sul collo per respirare un po', perché non posso respirare. E io invece ce l'ho fatto. Ho chiamato mio nipote e ho attaccato un posto, gli ho buttato acqua. Abbiamo spento davanti e dietro. E ha salvato la casa? Ho salvato tutto quanto, 4-5 case là sotto, se no si bruciava tutto. E che cosa ha visto? Insomma? Sono preparato pure il tubo per muovere il fuoco, però se gli apre l'acqua non ci sta una volta d'acqua. Mancava l'acqua? L'acqua non c'era. E lì, le bestie, è New York che sta senza bere, mo tengo a pesce, e ancora posso pigliare un po' d'acqua. Ma tutti i giorni manca? Mo è una settimana e più che tutti i giorni manca l'acqua. Capito? La sera però. Però ieri quando ha appicciato il fuoco, l'acqua non c'è stata. Ma sentiamo ora che cosa ci dice il sindaco Mario Pupillo, che lo incontriamo sempre qui a Sant'Amato. Vediamo un po' qual è la situazione. Stiamo partendo con un'ispezione generale del territorio. Mi sono attivato anche come presidente della provincia, in quanto lungo la provinciale molti alberi sono pericolanti. E quindi è un lavoro intenso insieme ovviamente ai nostri dipendenti, ai nostri collaboratori comunali, e fare questo censimento per valutare i danni. E devo ringraziare i vigili del fuoco, e la protezione civile che in questa giornata e anche questa notte ha presidiato questo luogo per scongiurare le riprese dell'incendio, il signor prefetto che ha predisposto rapidamente l'arrivo del secondo Canadair, che è stato determinante per affrontare un momento molto difficile, perché il vento ha veramente determinato un'accelerazione dell'incendio molto pericoloso. Per fortuna non ci sono danni alle persone, questa è la notizia più bella, anche se ci sono ovviamente danni a alcune case, ma soprattutto alle colture, uliveti e vigneti, che ovviamente hanno subito un danno importante che verrà censito in queste ore, in questi giorni.